per Games e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo qui perché ve la volevo portare da un sacco di tempo. Mi sono dimenticato che esistesse e quindi oggi me ne sono ricordato. Siamo in mezzo all'isola, cosa che non ci piace a noi. Siamo sulla mod di Dragon Ball, dove qui ci faremo una storia intera. Quindi default skin, devo già mettere dei bei capelli tipo no, non il nostro deve essere un Saiyan sexy. Ecco. Next. No, mettiamo arti marziali. Perfetto. Eccolo qui. Ma quello è il palazzo del Supremo. Vabbè. E abbiamo trovato il Supremo. Ok. Ora qui ci metteremo un waypoint. E scriveremo inizio di tutto, così almeno ci ricorderemo dove siamo partiti. Ok, noi stiamo andando a velocità supersonica. Io ho visto che di qua c'era il palazzo del Supremo. Non vorrei dire stupidaggini, però l'ho visto. Potrei dire anche cose senza senso, ma l'ho visto. Dobbiamo trovare soltanto il posto, che è qui in alto. Allora, spiegatemi, io l'ho visto. Se andiamo là praticamente si vede. Quindi, cosa che dovremmo fare di preciso? Innanzitutto, oh, mamma mia. Innanzitutto abbiamo una potenza molto alta. Iniziamo a prendere il legno. Senti, siamo minuscoli, raga. Con i nostri capelli poi siamo sexisti. Ok. Ce la facciamo a craftare una barca, sì. Così craftiamo, metto mago da lavoro, barca e crafto e me ne vado. Poi quindi andiamo qui, dove trasportiamoci. Raga, io ho visto il palazzo del Supremo, che io l'abbia visto in lontananza. Però guarda, quello dovrebbe essere a zero, quindi verso di qua. Sì, qui dobbiamo arrivare, dobbiamo viaggiare per un po', poi dovremo vedere la prima asta. Ecco, infatti abbiamo lì la prima asta, quella del palazzo di Baldur, obelisco di Baldur, chiamatelo come volete. Ovviamente possiamo salire pure se questo, perché ovviamente siamo con la mod, raga, se non l'avete ancora capito. E quindi saliamo e poi vediamo quali cose dovremmo sbloccare. Innanzitutto, ok, siamo noi, apriamo volta che provo questa mod. L'ho provata già con Ender Games 1, che avete visto già il video. Quindi prendiamo la nuvola Speedy. Perfetto. Si può piazzare in acqua, no? Non credo che la nuvola sfidi tipo. Raga, mi spari dalla nuvola sfidi da mano. Vabbè, la vuol dire che la metteremo qui e partiremo. Incredibile, ragazzi. Creeper Games a bordo della nuvola sfidi, raga. Cioè, dove la vedi sta cosa? No, ho fatto la scimmia. No, perché sono un idiota? Mamma mia.
L'ignoranza. Ok, ripartiamo, stavo dicendo. Non devo fare più quelle cose, dai. Imbecille. Ma dai! Ok, possiamo partire se ci riusciamo. Ok. Stiamo andando sul palazzo del Supremo. Niente. Sei nella safe zone del maestro Vegeta. Ma aspetta un attimo. Qui c'è Dende, ok. Piccolo. Piccolo fan? Stai dicendo proprio piccolo fan? Il raga c'è Junior. Sarà che deve essere un'aggiunta della nuova versione. Il raga Junior. Bello! Ma tengo! Ma che sapo. Da quando Junior sa il disco magico? Vabbè, cerchio magico, chiamatelo come volete. Io però avrei letto anche Vegeta. Where is Vegeta? Deve essere qua sopra. Io non posso piazzare blocchi qui. Quindi credo di sì. All'inizio dovevano essere qui. Poi. Eccolo il maestro Vegeta. Maestro Vegeta, vorrei che con me lei mi insegnasse qualche cosa. Oh! Non so. Sono nemmeno mossi tanto. Inutili. Kami. Kami praticamente non serve più a un cavolo. 5 di mente. E quanto abbiamo di mente? 10. Quanti training point servono? 20. Ok, perfetto. Noi ora ci metteremo in difficoltà insana. E raga, dopo. Ragazzi, eccomi qui che ho messo Laura per sbaglio, quindi la leviamo. E abbiamo i nostri ben 20 training point. E ne costa 30, signore. Quindi potremmo imparare jump, ma no. Senzu, grazie. Aspetta, mettiamo un training points. Supremo. Perché sono abituato a chiamarlo. Sono abituato a chiamarlo così. Ok, hashtag supremo raga, mi raccomando. Bellissimo, Goku che sbaglia il parkour raga. L'agilità di Goku qua non esiste. Stiamo trattando dei Creeper Games, Nabi. Nuovi nell'esperienza della Dragon Ball C mod. Oh, Polly. Vabbè, ovviamente li shotto. Training points, 27. Poi, training points, 27 ancora. Beh, c'è l'aspettanza. Pecore, sì, questi tanto avanti, training points. Mazzo e ammazzo. 28 training points, ne mancano pochi. Altre pecore. Perfetto, siamo a 30. Yes. Quindi andiamo dal supremo. Ehi. Okay. Oh, va bene, funziona il training point. Che cazzo? No, non mi fa andare adesso. Si è buggata la mod dei cosi. No, perché? Beh, noi ci andiamo di Flying Nimbus. Perfetto. Vabbè, arriveremo dal Supremo prima o poi. Perché? Prendiamo la nostra bella nuvola Speedy. E voliamo. Verso l'infinito e oltre. Saliamo, 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 saliamo. Raga, Junior e Vegeta devono essere un'aggiunta della nuova versione. Poi ho letto che ci hanno aggiunto anche Dragon Ball Super come storia. Quindi non solo Dragon Ball Z. Scendiamo.
Perfetto, abbiamo 30 training points. Quindi fly. E ok, vediamo. Perfetto! Ragazzi, abbiamo la fly. Quindi, ok. Non abbiamo la coda di Saiyan, quindi no. Ah, ma non mi sono messo, ma. Serio? Serio? Devo rifarmi il personaggio? What the fuck? No, perché. Cioè, da quando gli umani hanno questi capelli poi su? Chi? Martial Artist? No, no. No. Nel frattempo trasformiamoci in scimmioni perché si ne va la piena. La piena, raga. Oh yeah. E siamo scimmioni, signori. Sì, ritrasformiamo normale. E quindi abbiamo ricominciato da capo, sì. Quindi, perché ho disattivato la chat, non lo so. JR. Ah, raga, qua era perché. Prima mi si erano buggati, non mi avevano dato un sacco di training points. Avevo messo la difficoltà ancora, non doveva essere in zona. E già MCTP 30, perché era quelli che avevamo. E learn skill fly. Perfetto. Quindi ora X. No, 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 ecco. Contro. E X. Allora, io non riesco a vedermi, cosa che non mi va bene. P, P, meno, ah eccolo. Minus, quindi fly on dynamic. Tame mod, ok. Sì, perfetto. E dopo questo. Va bene ragazzi, questo video finisce qui, noi ci vediamo alla prossima da Creeper Games Junior, un saluto, ciao a tutti!